Buonasera, benvenuti al nuovo numero di replay a distanza di più di 48 ore dalla sconfitta di Ferrara. A Pescara prevalgono delusione e soprattutto preoccupazione per la situazione degli infortunati, degli attaccanti soprattutto. Tra poco il nostro Andrea Costantini ci darà le novità su Asensio che si è nuovamente infortunato nella partita di sabato allo stadio Mazza di Ferrara. Si tornerà in campo sabato alle ore 14 contro il Pordenone, prima di iniziare un ciclo terribile caratterizzato anche da turni infrasettimanali nel mese di dicembre. Saluto in studio e lo ringrazio il team manager del Pescara, Andrea Gessa. Buonasera Andrea, grazie per aver accettato il nostro invito. Saluto il collega Andrea Costantini. Buonasera Andrea. Buonasera Enrico. In regia ringrazio Maurizio Dagui. Buonasera Maurizio, e vado a salutare i primi ospiti in piattaforma. Saluto dunque il decano del giornalismo pescarese, Totò De Leonardis. Buonasera Totò. Ciao ragazzi. Saluto Ciao. Il collega Francesco Di Francesco. Buonasera Francesco. Paolo Sinibaldi, buonasera Paolo, e vedo Riccardo Clinco, buonasera, collegato con una nuova scenografia. Complimenti Riccardo, sei in curva nord. Buonasera a te. Ovviamente ci saranno anche interventi di altri ospiti nel corso di questa trasmissione. Andrea, partiamo subito da te perché, come dicevo poc'anzi, le preoccupazioni sono legate, oltre che alla classifica, alla situazione in infermeria per Asensio, che è ricaduto in un nuovo infortunio. Sì, esatto, non arrivano belle notizie dopo l'infortunio patito da Raul Asensio al 20° minuto circa del secondo tempo della gara del Mazza di Ferrara contro la SPAL. C'è una lesione muscolare, potrebbe star fuori per circa 2 mesi, sarebbe la diagnosi peggiore per attaccante spagnolo e peggiore anche per il Pescara. In attesa di ulteriori ufficialità, questo è il sospetto, dunque una lesione addirittura di terzo grado che potrebbe farlo stare fuori per circa 2 mesi. Grazie Andrea. Allora parto subito con Andrea Gessa. Certo, di momenti difficili nella tua lunga esperienza pescarese ne abbiamo vissuti tanti, cioè non tantissimi, però ci sono stati periodi non positivi, e ricordo che anche nella passata stagione, quando sei stato nostro ospite, le cose non andavano per il verso giusto. Ora che momento è, Andrea? Sì, per fortuna i momenti difficili che ho vissuto qui a Pescara sono veramente pochi. Sì, l'anno scorso e quest'anno in principal modo. Il momento è sicuramente delicato. Dobbiamo essere sinceri che comunque sia, dobbiamo renderci conto che il prima possibile che la questione è seria, non è drammatica, non bisogna sicuramente fare disfattismo in alcun modo, però prima ci rendiamo conto che comunque sia le cose sono serie, e secondo me meglio è. Oggi ho letto anche l'intervista del direttore Repetto, nel quale appunto dice di darci una svegliata, e io penso che tutti quanti, squadra e staff, noi come dirigenza lo dobbiamo fare, perché secondo me questo è il momento di renderci conto della situazione. Però io dico anche che le attenuanti ci sono. Se avrò tempo dopo di dirtele, il discorso, insomma, certo. Ci saremmo... Ecco, prendo spunto proprio dalla tua riflessione, perché Andrea Costantini, Jess ci diceva oggi sui quotidiani sono uscite alcune dichiarazioni sia del direttore sia del presidente, no sì, Andrea? Proprio in riferimento alle dichiarazioni del direttore Repetto c'è questo screen che abbiamo preparato da una pagina del centro. Pescara svegliati, così si va in C, ha detto Repetto, che poi ha proseguito c'è troppa leggerezza, serve più determinazione, il mio futuro non so, ma non voglio chiudere con una retrocessione. Poi sul mercato ha aggiunto: siamo stati sfortunati ma abbiamo anche commesso degli errori, i gol subiti sono troppi e bisogna cambiare atteggiamento. Oddo rischia nel calcio, insomma funziona anche così.
Poi c'è la dichiarazione anche del presidente Sebastiani sull'altro quotidiano. Del presidente Daniele Sebastiani che ritira fuori un termine già che era di moda nella scorsa stagione, quello dell'orticaria, questo Pescara è da orticaria, e in riferimento al comportamento della squadra in campo, al modo di giocare. Ci sono troppi retropassaggi e poi con questo arbitro non siamo fortunati, ma i gol presi sono state delle nostre ingenuità. A te. Andrea, allora possiamo allargare un po' il discorso sulle attenuanti che ovviamente non fanno parte dei vincenti, perché i vincenti devono trovare soluzioni, i perdenti invece cercano alibi. Ovviamente il tuo discorso non è legato al fatto di trovare degli alibi, no? No, assolutamente. L'ultima cosa che vorrei fare, però, come anche il Presidente ha detto, ci sono delle evidenti lacune, però questo non toglie che il Pescara ha incontrato innanzitutto in 8 partite le prime 7 della classifica. Siamo partiti che non dovevamo di certo stravincere il campionato, e questo l'ha detto anche il presidente, quindi il tempo che ci stiamo prendendo è anche comprensibile per trovare le giuste contromisure, l'assetto tattico migliore, dovuto anche a degli infortuni che hanno di certo costretto il mister a rivedere il modulo e l'atteggiamento. Io credo che nelle ultime partite l'atteggiamento sia stato quello giusto. Parli delle ultime due, se vogliamo, in parte anche a Lecce. Sì, però soprattutto le ultime due credo che l'atteggiamento della squadra sia stato più compatto, l'approccio alla gara sia stato quello giusto. A Ferrara sicuramente anche i numeri sono dalla nostra, perché se pensiamo che dati come le occasioni, expected goal vengono chiamate, sono comunque in linea con la SPAL. Siamo la prima squadra che nel campionato si mette ai primi posti, anzi il primo posto come passaggi, vuol dire che è una squadra che gioca. Abbiamo comunque sia delle cose che sono sulle quali lavorare, sì, ma anche dei punti di partenza buoni. Uno dei giocatori più esperti come Antonio Balzano, che è stato anche tuo compagno di squadra nell'anno della promozione, a fine partita a Ferrara ha evidenziato qualche lacuna a livello caratteriale. Ecco pochi secondi delle sue dichiarazioni. Se veniamo da in 8 partite abbiamo perse 6, c'è qualcosa che non va, questo è ovvio, però rispetto magari alle prime c'è stata una reazione da parte di tutti, c'è stato un atteggiamento diverso nelle ultime 2 partite. Bisogna guardare sempre il bicchiere mezzo pieno, di sicuro non tutto quello che è stato fatto è negativo, nel senso, comunque hai affrontato un'ottima squadra che è tra le candidate per andare in Serie A. Dovevi fare qualcosa in più, questo è fuori discussione, potevi fare qualcosa in più, però non ti hanno messo sotto per tutta la partita, ovvio, risultato 2-0, hai perso la partita, infatti bisogna capire dove sta l'errore e lavorare per migliorarlo, è l'unica cosa che possiamo fare, migliorarci allenamento dopo allenamento. Già da sabato dobbiamo vincere a tutti i costi una partita che già diventa importante, fondamentale quasi. Ma non penso, a livello psicologico ci siamo guardati in faccia tutti quanti e ci siamo detti tutti quanti che bisogna fare qualcosa in più, quindi a mio avviso in alcuni momenti della partita è mancata quella cattiveria che ci ha contraddistinto nella partita precedente, quindi bisogna tirar fuori quella cattiveria che avevamo col Cittadella, in questo modo sarà dura per tutte e sarà molto più facile per noi, perché poi si può sbagliare, si può fare un errore, prendere gol, non è quello, fa parte del calcio. Ma reagire e tenere in mano la partita, tenerla viva, è questo che fa la differenza, e questo si può fare solamente con la grinta, con la fame, con la cattiveria giusta. Credo che un po' tutti siamo d'accordo su queste valutazioni di Balzano, che proprio a Ferrara è stato diciamo tra i migliori, perché ha lottato fino alla fine, e quindi è da prendere un po' come esempio. Beh, assolutamente, Antonio è uno su cui puoi sempre contare. Io credo che
in una squadra questi elementi sono sicuramente da premiare e io li vorrei sempre nella mia squadra ideale, ma non solo lui, penso che comunque sia la squadra abbia avuto, come ha detto Antonio, l'atteggiamento giusto e anche gli stessi giovani si sono messi a lottare, a correre per tutti i 90 minuti. È chiaro che qualche problema ce l'abbiamo, come ha detto anche Antonio, però io credo che da Pordenone in poi inizia un altro campionato. Come ho detto prima, abbiamo incontrato le prime sette, l'unica che abbiamo incontrato è la Regina che sta sotto, ma a queste sette, ma comunque sia veniva da un precampionato ben più ampio del nostro, perché dobbiamo sempre ricordare anche questo, che abbiamo finito il 14 di agosto e poi prima del primo di settembre non siamo riusciti ad avere un organico. Cercare alibi, sono dei fatti. No, sono fatti, io voglio dire quelli che sono i fatti senza nascondere, certo. Come ho detto anche finora, certo. Che ci sono sicuramente delle cose. Andiamo in piattaforma, iniziamo da Totò De Leonardis, perché ovviamente società, tecnico, giocatori e tutti rispettivamente si devono prendere le proprie responsabilità, altrimenti si va a fondo, no Totò? Ah sì, perché il problema è inutile che ce lo nascondiamo, parliamo veramente dell'impegno, della capacità dei giocatori di dare il massimo, cioè, sono tutte cose belle e giuste, però la verità è che questo Pescara, rispetto a quello che era stato programmato all'inizio di stagione per la campagna acquisti, è tutta un'altra cosa, cioè una squadra che non in questo momento, ma ha dimostrato, sta facendo, ha giocato con i resti tutte queste prime 8 partite, e quindi secondo me la cosa più importante in questo momento, sì, è vero l'impegno, ma credo che l'impegno non sia mai mancato da parte dei giocatori, però rendiamoci conto, il Pescara sta giocando adesso con due difensori adattati, Balzano e Insitta, con Scognamiglio dietro che era destinato a fare la riserva di Drudi e Bocchetti, sta giocando con un centrocampo che non è quello programmato, perché Valdifiori non è quello che il punto fermo almeno fino adesso di quello che dovrebbe essere. Io credo che la cosa da fare in questo momento, visto che siamo già quasi a fine novembre, sia quella di programmare una ristrutturazione e un potenziamento di questa squadra, perché altrimenti è inutile che ci illudiamo che abbiamo improntato le prime sette e via dicendo. La verità è che Pescara manca, perché so, una punta in più, magari con maggiore accuratezza, perché ragazzi, Asensio l'anno scorso non è che abbia giocato tutto il campionato, aveva dei problemi che sono venuti fuori anche purtroppo per lui ma anche per la società in questo momento. Quindi secondo me, già invece magari di perdere tempo con questa fesseria della vendita della proprietà, che mi sembra veramente, questa sarebbe la goccia che fa traboccare il vaso. Infatti, dottor, non ne parleremo più infatti di questa situazione. No, ma non ne voglio parlare. Il problema secondo me è quello di programmare un potenziamento della squadra, perché in base a quello che abbiamo, anche perché gli infortuni ci saranno durante tutto il campionato, come succede in tutte le squadre in tempo di Covid. Se andate a vedere, nessuna squadra ha la possibilità di giocare sempre con la stessa formazione, quindi bisogna veramente potenziare, bisogna avere una punta in più, bisogna ritoccare il centrocampo, bisogna potenziare il reparto arretrato, perché c'è poi, senza andare dietro a scommesse, magari con un atteggiamento più oculato in fase di mercato, magari restituendo a Repetto quello che è la facoltà migliore di Repetto, quello di saper fare il mercato, come dimostrano i vari Melchiori, Bonusai, ecco, hai letto le dichiarazioni oggi sul centro? Una maggiore autonomia sul centro di oggi? Come? Hai letto sul centro di oggi? Sì, ho letto, tra l'altro proprio in chiusura lui parlava proprio di questo, della voglia di rendersi utile per quello che sa fare, cioè quello di fare mercato. È ovvio che poi il presidente della società è quella che conclude gli affari, però la ricerca del giocatore giusto va affidata agli uomini giusti, e quindi Repetto sicuramente è più giusto di quello che sta in organico. Per questo dico, secondo me bisogna partire già da adesso
a potenziare questa squadra. Non illudiamoci dei recuperi, dei rientri, tutto quello che succede. Io credo che ci sia modo per capire che questa squadra in questo momento ha la classifica che si merita, quindi non c'è poco da fare. Anzi, Oddo sta facendo i salti mortali, cambiando continuamente, cambiando i moduli, cambiando gli schemi, ma il problema resta, voglio dire, ragazzi, quindi bisogna muoversi in questa direzione, ripeto, possibilmente rinunciando ai sogni del futuro con dirigenti diversi. Sentiamo prima tutti gli amici in piattaforma e poi vorrei sentire il commento di Andrea Gessa. Francesco Di Francesco, la tua chiave di lettura soprattutto sulle responsabilità di questo momento. Beh, intanto l'analisi di Totò, mi permetto di dire, è perfetta e lucida al 101%. Grazie Francesco. C'è poco da aggiungere, è stata una squadra costruita male, mi viene da dire, ma io prendo due o tre giocatori che, sui quali magari nutre dei dubbi, ne prendo perché non costano nulla per l'acquisto, però devo pagare gli stipendi di questi tre giocatori, allora unisco gli ingaggi di questi tre e ne prendo uno buono. Sono stati acquistati giocatori che venivano da stagioni sofferte sul piano dell'integrità fisica, ossia erano o reduci da infortuni o alcuni sono arrivati infortunati, qualche altro nelle ultime stagioni aveva giocato poco, ossia quando vai a fare la somma il risultato è quello che vediamo. Aggiungo, come diceva Totò, e qui ripeto, Gess e Repetto parlano di una squadra che deve svegliarsi, quindi si chiede maggiore impegno, maggiore dinamicità, perché fino adesso questi giocatori non si sono impegnati, non credo, o hanno dormito, non credo nemmeno, forse viene da pensare che sono scarsi e l'organico è assemblato male. Va bene, allora Riccardo Clinco e poi Paolo Sinibaldi. Riccardo. Ma è un momento difficile, pensa che io sono d'accordo anch'io con quello che ha detto Totò, che per me ha fatto la disamina giusta e vera di tutto quello che sta succedendo. Certo che fino a quando si aprirà il mercato dobbiamo cercare di recuperare quello che si può recuperare, non puoi andare sul mercato invernale, prendere giocatori come Valdifiori e permetterti il lusso di lasciarlo fuori come Galano, che l'anno scorso è stato il miglior giocatore che abbiamo avuto, e per me bisogna sicuramente recuperare almeno quelle persone, quei giocatori che hanno una qualità che per la B sono un lusso. Valdifiori è un grandissimo passato, cioè piuttosto che a questo punto bisogna arrivare, stando attaccati chiaramente il più possibile alla classifica e cercando di portare via a qualche punto, al mercato nelle condizioni migliori che possiamo, perché devo dire la verità, io la partita con la spalla, quando attaccavo la spalla avevo sempre mi sembrava sempre che potessero segnare, e quando andavamo nella tre quarti non avevo questa sensazione. C'è qualcosa in questa squadra che manca di mordente, c'è qualcosa che non la fa squadra, ma io non credo neanche che siano i giocatori, perché comunque giocatori di valore ce ne sono. Ogni anno il Pescara fa, a mio avviso, un buon mercato, poi purtroppo non è detto che assemblando riesci a fare una squadra, però la situazione è difficile. L'unica cosa che voglio dire è questa: in questi momenti l'unica cosa che possiamo fare tutti è stare molto attaccati alla squadra, tutti, e dargli una forte mano, questo sicuramente sì. Sì, però sono loro i primi, parlo di giocatori, dirigenti, allenatori, che devono dare qualcosa in più. Dipendesse dall'esterno, credo che sarebbe sin troppo facile Enrico, scusami, velocemente. Scusami Riccardo. Domanda, mi viene da pensare a Scognamiglio, la fesseria che ha fatto a Ferrara con la SPAL. Ma Scognamiglio secondo voi non si impegna? Non ci mette tutta l'esperienza e tutta la qualità che ha? Evidentemente è alla frutta o quasi, perché uno dei protagonisti della passata stagione, dove il Pescara ha preso 287 gol. E andiamo a vedere i difensori presi per cercare di migliorare questo reparto. Paolo Sinibaldi invece punta l'indice su cosa? Ma
Ho sentito i commenti di chi mi ha preceduto, sono tutti quanti giusti, diciamo che facendo un collage di quello che hanno detto più o meno si può arrivare a dare un quadro completo della situazione. Io personalmente mi aspettavo, lo dico perché tante volte sono stato ospite nelle vostre trasmissioni, quindi faccio anche pubblica ammenda di quello che io pensavo all'inizio del campionato. Io credevo che la squadra, l'organico, fosse migliore, quindi ritenevo che fosse stato messo su un organico ben fatto per un campionato tranquillo. Evidentemente non è così. Certo, sono passate relativamente poche giornate, quindi c'è tempo per cambiare idea, però devo dire che mi stanno deludendo un po' tutti. Poi c'è anche la complicità degli infortuni, perché questo bisogna dire, il Pescara è stato ancora una volta molto sfortunato dal fronte dell'infermeria, e poi c'è una questione di atteggiamento. C'è una questione di atteggiamento, secondo me, perché al di là del fatto che contro la Spalla avrebbe meritato di più, insomma, quello che già sappiamo, errori arbitrari e altre questioni, quello che io vedo è che l'atteggiamento della squadra, tutto sommato, è un atteggiamento tra virgolette non vincente, cioè una squadra che fa fatica a risollevarsi dopo le prime difficoltà. Purtroppo questo è il difetto, e qui concludo, che hanno un po' in tutti gli sport le squadre deboli, cioè le squadre che sconfitta dopo sconfitta, al di là della carenza di organico, maturano quella convinzione di non farcela e i risultati inevitabilmente non arrivano. Dopo queste prime valutazioni dalla piattaforma, vorrei sentire Andrea Gessa, perché la squadra fa fatica, ma qui si fa fatica a trovare anche una, non giustificazione, ma una lettura positiva, costruttiva, perché i numeri sono questi. Poi sarà sempre il campo, ovviamente, a ribaltare dei pensieri che possono essere negativi, anche con delle giuste motivazioni, per esempio atteggiamento. Poi questa rosa, chi la valuta in maniera non positiva, quando si è vinto probabilmente i pareri cambiano. Ecco, su quali principi ti trovi d'accordo sulle analisi finora fatte? Ma d'accordo su tante cose che hanno detto, non tutte, perché comunque tutto va contestualizzato, secondo me, nel senso che quando si parla di svegliarsi, come prima, ripetendo le parole del direttore, ho detto, è chiaro che nessuno dice che la squadra non si impegna, anzi tutt'altro. Tante volte anche l'impegno massimo non porta per forza dei risultati automatici. Detto questo, i giudizi sulla squadra di certo non sono io che li devo dare, né sulla squadra né sul mercato, però comunque due partite in Serie B ce le ho, e io credo che questa squadra ha sicuramente un ottimo valore. Di certo, come hanno detto anche Paolo, gli infortuni non sono un attenuante, non è una scusante, è vero, però anche gli infortuni, tutti nello stesso ruolo, sembra che poi la programmazione del mercato sia stata fatta così, un po' approssimativa, ma così non è, perché se ti si fanno male contemporaneamente, se Terre e Asensio, poi ci metti Bocic e ti devi inventare un attacco, e dietro ti si fanno male contemporaneamente Gut, Drudi, Bocchetti, Jarosinski, e ti devi inventare una difesa, e ti devi inventare i due terzini come terzi di difesa. Insomma, io sono qui per, è vero, non voglio dire che siamo qua per le scusanti, la cosa l'ho detto prima, l'ultima cosa che voglio, però bisogna anche analizzare e contestualizzare le cose. La programmazione, io penso che sia la cosa fondamentale, prima è stato detto, non solo in una squadra di calcio, ma in un'azienda, in tutte le cose, in una famiglia. Programmare è la prima cosa. Io credo che questa squadra, questa società, tutto gli si può dire tranne che non programmi. Lo dimostra il fatto che
che da anni investiamo su strutture e su tante altre situazioni, anche in periodi come questo del Covid, che non, di certo non fanno ben sperare, non fanno vedere il futuro con rose o con positività. Abbiamo preso gli stipendi di ottobre l'altro ieri, penso che siamo l'unica squadra in Serie B. Però tu, Andrea, sai da uomo esperto di calcio che al tifoso tutte queste situazioni interessano ben poco. Ma io me ne rendo conto. Ed è giusto anche che sia così. Ed è giusto che sia così, ed è bello che sia così. Anzi, non vediamo l'ora di rivedere i tifosi allo stadio, certo, perché quella, certo, è un'altra cosa che ci manca tantissimo. Però bisogna anche dire le cose come, certo, stanno. Allora, sentiamo invece l'analisi da chi ci segue anche da lontano, quindi ci portiamo a Milano dall'inviato della Gazzetta dello Sport, Nicola Binda, che saluto cordialmente. Buonasera Nicola, ben ritrovato, come stai? Ma abbastanza bene, saluto te Enrico e saluto Andrea, che rivedo sempre con piacere. Ciao Nicola. Allora, intanto questa è la cosa più importante. Nicola, allora, qui per il secondo anno consecutivo Pescara non sta attraversando un momento felice, sai bene come ci si è salvati lo scorso anno, ne abbiamo parlato anche quest'estate, l'inizio del campionato è stato negativo. Quanto ritieni siano determinanti le attenuanti in questo senso, infortuni, ritardi di preparazione o altro? Beh, questo è un po' un problema che hanno avuto tutti, chi più o chi meno. Non è un campionato normale, non è una situazione normale questa. Se è partiti tardi, il ritiro è stato fatto in maniera diversa rispetto al passato, col mercato in corsa, soprattutto venivi da un campionato finito tardissimo e quindi c'era anche poco tempo, il Pescara è cambiato tantissimo, quindi ora di rimettere, è cambiato l'allenatore, quindi ora di trovare un'identità, un po' più di tempo era lecito aspettarselo. Però ecco, tutte le attenuanti ci stanno e vanno bene, però ripeto, le difficoltà le hanno un po' tutti e il Pescara ne ha più delle altre, la classifica è lì che lo dice. Quello che prima ha detto Andrea, cioè che la squadra si impegna, io gli voglio credere, ma questo è grave, perché se si impegna e i risultati sono questi, allora mamma mia, bisogna mettersi le mani nei capelli. Io non l'ho visto giocare ancora dal vivo il Pescara, non l'ho visto in televisione soltanto, e quindi ne ho un'opinione vista appunto da lontano. L'idea che ho io è che sia un'ottima squadra come giocatori, i giocatori sono sicuramente un organico molto ricco e vario e con delle di ottime qualità, però io non ho ancora capito che identità ha questa squadra. Oddo ha questa, già l'anno scorso, negli ultimi anni, ha preso questa abitudine di dare poche certezze e di cambiare molto l'identità della squadra. Un po' lo fa per obbligo, perché con gli infortuni e quindi devi cambiare, e un po' lo fa anche per tenere un po' vivo tutto il gruppo, eccetera, per motivare, tenere tutti quanti sulla corda. Però oggi, dopo 8 giornate, io ancora il Pescara è un'identità di base, una formazione base, un gruppo su cui costruire la squadra, ancora non lo vedo. Ha fatto ruotare tutti i giocatori, cioè quando Oddo vinse col Pescara, il Pescara era 10 giocatori e poi cambiavano pochissimo intorno a quel nucleo base. Ecco, oggi invece è un Pescara che ancora cambia troppo e non capisco veramente quale sia il suo volto definitivo. È vero quello che dici tu, Nicola, su questa squadra che sta cambiando tantissimo a livello di formazione, però si torna sempre al solito discorso degli infortuni che molte volte condizionano le scelte, perché ora il Pescara per esempio non ha l'attacco, Asensio ne avrà per 2 mesi, Seter dovrebbe recuperare entro una 15 giorni, si fa fatica a giocare senza punti di riferimento in fase offensiva, no? Sì, adesso, però nelle prime 8 giornate c'erano,
Beh, no, non c'erano uguale, Asensio, scusa, non c'era, e Cetera ha fatto una sola partita. Sì, sì, esatto. È uguale, quindi... Nicola. Sì, sì, però ripeto, io non è che sia una rosa di 15 giocatori, cioè una rosa, è una rosa ricca, varia, ben costruita, con dei giovani di grande prospettiva, però se uno fa una partita, poi sta fuori tre, non ci sono certezze, il giocatore sa che gioca una partita e poi tanto rimane fuori, quindi magari non ha le motivazioni giuste, non lo so, che... questa è un'interpretazione. Sì, sì, che sì, mi sembra di capire che le tue responsabilità puntino soprattutto sulla figura dell'allenatore. Sì, sì, ma con tutta la stima e il rispetto che ho per Massimo Oddo, che è un ragazzo che conosco, che stimo tantissimo, però ecco, già l'anno scorso a Perugia mi ricordo che il motivo suo di frizione con la proprietà, con la società, sia stato proprio quello, cioè sul fatto di come cambiasse troppo spesso la squadra senza dare punti di riferimento, senza dare certezze, e questo anziché motivare i giocatori a conquistarsi il posto, è una questione di carattere, è una questione di carattere dei giocatori, anziché motivarli li demotivava, quindi non è che tutti i giocatori e le squadre sono uguali, quindi probabilmente ci sono dei giocatori che tenerli sulla corda li motivi, altri invece li smonti, e quindi l'anno scorso a Perugia evidentemente la situazione era quella. Oggi, se le cose stanno allo stesso modo, mi sembra di intuire, credo che Oddo debba un attimo puntare più su 11 giocatori e tenere duro finché non si fanno male, augurandogli che non ci siano più infortuni, e beh, puntare su quelli, cioè servono delle certezze, non si può sempre ruotare senza... Ecco, sento delle voci in piattaforma, non so se vuole intervenire qualcuno, anche perché tra poco io, Nicola. Volevo dire che mi trovo pienamente d'accordo, perché non ci sono più titolari e riserve, e lui ha sempre detto che li mette tutti sullo stesso piano, e questa è uno dei motivi per cui questa incertezza non dà punti di riferimento, e questo al di là degli infortuni, che in questo caso è un attenuante, però insomma bisognerebbe secondo me avere più certezze, questo sicuramente sì. Totò? Posso? Ma a me mi sembra di, voglio dire, giusto Nicola, la squadra non l'ha mai vista, è ovvio che abbia fatto questo discorso, quello di dare un'identità. Il problema però, Nicola, scusa, ma Cetera ha due attaccanti, due con 8 giornate, Cetera ha fatto una partita e mezza, due gol. Asensio ha fatto una partita e mezza, se il resto ha giocato tutte le altre partite, non poteva dare un'identità giocando con tre attaccanti di 1,60, voglio dire. E purtroppo i problemi veri sono questi, avevano identità avendo una difesa collaudata con Bocchetti, con Drudi, sono tutte e due fuori causa già da due mesi, quindi voglio dire, il problema secondo me è questa squadra costruita male, non ha delle alternative per impostare una squadra in un certo modo, non c'ha questa continuità, questa squadra non la può avere finché l'organico resta questo, cioè con gran parte dell'organico, l'infermeria, ma soprattutto punti chiave. La prossima partita l'attaccante in più che può essere l'attaccante da mettere in campo sarà Di Grazia, che è un esterno, deve essere la prima punta, dovrebbe essere lui, che è un esterno anche che ha giocato tipo 4 partite in 2 anni. Che vuol dire? Vogliamo parlare di identità? Il problema è serio, nel senso che bisogna porre riparo. Sono stati fatti degli errori di valutazione nel costruire la squadra, perché è chiaro che l'identità che voleva dare Odd è quella che abbiamo visto all'inizio, però è finita lì, dopo 2 giornate già non c'era modo di dare questa continuità, quindi probabilmente a Perugia era una situazione diversa. Ti faccio un esempio: Perugia aveva 4 attaccanti, uno meglio dell'altro, probabilmente sbagliava anche a scegliere, ma qui non c'è manco un attaccante. Ecco, vorrei sentire questo. A tal proposito Andrea, Jesse in studio. Ma io condivido per il fatto che manca l'attaccante, perché evidentemente mancando entrambi i nostri attaccanti centrali, che sono di sicuro valore, perché comunque sia Asensio e Cetera, io penso che giocherebbero un po' ovunque in Serie B, no? Però io dico una cosa, ho fatto il calciatore, quindi penso che fare il mercato non è semplice, nel senso che quando hai due attaccanti forti, trovare un terzo attaccante forte che viene a Pescara sapendo che davanti a sé ha Cetera e Asensio, non è semplice che
trovare un'alternativa che sta dietro altre due alternative. Quando abbiamo vinto il campionato con Massimo Oddo, c'era la Padula, c'era Cocco e c'era Cappelluzzo, che tutto era tranne che un attaccante esperto, con gol alle spalle. Era una scommessa che ha accettato di fare la terza scelta. Quindi, quante partite ha fatto? Scusami Andrea, Cappelluzzo, sì. Quante partite ha fatto? Due? Penso di sì. Ma ne ha fatte. Ma non serviva anche perché la Padula. Ma nel senso che abbiamo avuto la fortuna che la Padula, certo, ha fatto 30 gol e non si è mai fatto male. Cocco comunque sia ha fatto bene, ma anche lui ha giocato poco, bene, per ovvi motivi, perché la Padula ha giocato sempre. Quindi è difficile. Intanto stavano bene fisicamente tutti e tre. Stavano bene, ma anche comunque Seter e Asensio stavano bene quando stavano qua. Hanno giocato poco? È vero che hanno giocato poco, ma allora anche lì che cosa bisogna fare? Fai il mercato con la gente che ha giocato poco perché pensi che siano motivati, quindi dici magari quest'anno hanno voglia di rilanciarsi, eccetera, oppure prendi la gente che magari ha fatto 40 partite su 42 e quant'altro. A volte si dice no, bisogna prendere i giocatori che abbiano gli stimoli, che vengono da periodi difficili, che dalle squadre minori, eccetera, e poi invece vogliamo. È difficile, no? È una cosa che ci sta, ma i fatti sono altri. Allora, ultimo collegamento con Nicola Binda, anche perché dobbiamo lasciarlo. Nicola, comunque c'è il tempo. Per fortuna siamo soltanto all'ottava giornata di campionato, certo. molto lunga. Ritieni che la squadra, insomma, dal tuo discorso, abbia le carte in regola per uscire da questi bassi fondi? Sì, credo che, ripeto, io credo che sia una squadra ben costruita, con tanti giocatori di qualità. È vero che in attacco forse manca un elemento in più, anche perché Asensio l'anno scorso a Pisa i primi sei mesi non ha mai giocato, a Cosenza ha giocato un po' di più nella seconda parte del campionato, Seter al Chievo era una riserva, quando entrava faceva bene ma in titolare pochissime volte, quindi erano due giocatori che definirli certezze mi sembra un po' ardito, ecco, diciamo che un elemento in più di esperienza di categoria sarebbe servito sicuramente, perché appunto parliamo di due giocatori che vengono da un anno in cui hanno giocato poco, però ripeto, sono momenti che vanno vissuti, gestiti con grande esperienza, il Pescara ce l'ha. Va assolutamente fatta compattezza, va data tutta la fiducia del caso, però ripeto, bisognerebbe trovare in modo, al netto di infortuni, di disponibilità forzate eccetera, far sì che il Pescara abbia un volto definito, sia una squadra che, ok, ho questi giocatori, giocano questi, i giocatori sanno che devono giocare, sanno che devono dimostrare, che devono tirare sulla squadra. Se non è gente senza carattere, allora deve cambiare mestiere probabilmente, ma non credo che, insomma, parliamo di giocatori tutti di buone qualità, poi mi auguro che abbiano anche dentro qualcosa che li smuova, ma ripeto, se un giocatore sa che gioca non gioca, magari tende a smontarsi. Io in questo momento una squadra del genere forse sarebbe meglio dare più convinzione e certezza e dire punto su questi 11, per un mese gioco con questi 11 e questi 11 devono tirarmi fuori dalle sabbie mobili. Credo che forse così il Pescara potrà risollevarsi, e non è solo una questione di qualità soprattutto, ma di certezze e di motivazioni. Nicola, grazie per questo contributo da Milano, ci risentiremo probabilmente alla fine dell'andata. Grazie e buon lavoro. Ciao Nicola a tutti, Binda, sempre un Gazzetta, piacere, sport, ciao Andrea, ciao anche allo studio. Andiamo in pubblicità, torneremo in studio tra qualche istante. Ritorna allo svuotatutto Notti d'Oro, con sconti fino all'80%. Materassi memory da 145 euro. Materassi a molle indipendenti sfoderabile da 195 euro. Tempur Simmons Dors Alfa Lomo. Letti imbottiti matrimoniali in ecopelle 490 euro. Vieni a trovarci. Quantitativi limitati. Notti d'Oro. Corso Umberto 271 Montesilvano. Telefono 085 44 58 973. Notti d'Oro conviene.
Il super bonus 110% non è per tutti, non è per sempre. Il super bonus è difficile da ottenere. Lo trasforma in realtà Aragon Invest. Energy Service Company certificata a Pescara, in via Cetteo Ciglio 56. Continua ad abitare i tuoi sogni, ma a costo zero. Info aragoninvest.eu. DZ Insurance Sport. Oltre 25 anni di esperienza nelle coperture assicurative nel mondo dello sport. Prodotti altamente mirati per atleti professionisti. Un team specializzato per ogni disciplina sportiva o di qualsiasi altro settore a livello internazionale. Questa è la DZ Insurance Sport. Zampa corta assicura lo sport. Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emilio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021. Dal 1970 Time Rivestimenti è un'azienda sempre all'avanguardia nel settore delle ristrutturazioni generali, interni ed esterni in tutta Italia. Realizziamo per privati ed aziende lavori di rifinitura di ogni genere, ristrutturazioni chiavi in mano, attività commerciali, impianti sportivi, impianti idrici ed elettrici, arredamento su misura, controsoffitti e cartongesso, isolamenti termici ed acustici, strutture esterne, pergotende e tetti in legno, arredo urbano in genere. Su tutti i social trovi sempre online le nostre novità. Contattaci su timerivestimenti.it. Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi Lancia, Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio. Torniamo in studio con ospite Andrea Gessa, in piattaforma ci sono diversi amici collegati, è entrato anche il consigliere della regione Abruzzo, il dottor Guerino Testa. Buonasera Testa, grazie per aver accettato il nostro invito. Buonasera, sicuramente buonasera a te Enrico, buonasera non è un a momento, voi, grazie. Non è un momento tranquillo, saremo per tante vicissitudini, ci sono novità intanto di giornata sulla questione del presidente Marsilio. Guerino, ne approfittiamo della tua presenza. Ma in questo momento il presidente Marsilio in giunta, quindi stanno deliberando su varie questioni regionali e più si lavora ovviamente sulla problematica principale, che è quella sanitaria. Anche oggi i dati non sono lusinghieri, però speriamo che questa decisione della zona rossa possa tra brevissimo
farci vedere qualche spiraglio di luce. Oggi le rubiamo qualche minuto per parlare anche di calcio, perché lei è un grande tifoso, quindi c'è Jesse in studio, gli altri amici collegati. Si è saluti al team manager e saluti a tutti ovviamente. Si è fatto un'idea, Guerino Testa, di questa crisi del Pescara, le responsabilità, noi abbiamo detto in apertura, le vorremmo suddividere sui tre fronti, società, tecnico e giocatori. Non so se è un'altra chiave di lettura a Testa. Ma certamente quando dopo 8 giornate si è all'ultimo, penultimo posto, ci sono delle responsabilità, è ovvio. Io sulla qualità della squadra non nutro grandissime perplessità. È una squadra ovviamente assemblata con molti prestiti, molti giovani. Sul tecnico Massimo Oddo si conoscono tutti i pregi, che ha dimostrato, ovviamente anche qualche difetto essendo lui un essere umano, e quindi io dico che ovviamente io sono certo che il mister troverà nel giro di pochissime domeniche, anche perché non possiamo andare oltre il bando della matassa, e trovare i giusti meccanismi anche tra i nuovi. C'è tutta questa querelle tra i senatori e i nuovi, qualche possibile divergenza. Però io ritengo che avere un centrocampo con Memusciai, con Valdifiori, bravo, che ovviamente per la categoria, essendo integro, è ancora un grandissimo giocatore. Ci manca, come diceva prima qualcuno che mi ha preceduto, una punta in grado di assicurarti quei 15 gol all'anno che sono fondamentali per qualsiasi categoria, e in Serie B ancora di più. A questo punto penso che con un elemento dietro, un elemento davanti, il Pescara possa dire la sua, sapendo che questo sarà un anno ovviamente di transizione. Sì, è tutto vero, perché d'altronde sono realtà, però ci si avvicina alla partita, sabato c'è il Pordenone, gli attaccanti non ci sono, non so se rientrerà qualche difensore, e si arriva alla nona giornata. Dopo la partita successiva ad Ascoli, stesso problema. È vero che siamo soltanto nei primi mesi del campionato, gennaio è lontano come mercato. È difficile uscirne da questa situazione, anche se mi sembra che il gruppo sia unito, perché credo che dopo la partita di Lecce ci sia stato un faccia a faccia, quindi sotto questo aspetto non abbiamo dubbi. Però non è facile, Andrea, tornare a lavorare, allenarsi, e poi le sconfitte, come le vittorie, molte volte condizionano il lavoro certo. Settimanale. No, sicuramente non, è tutt'altro che semplice, però penso che, come è stato dimostrato dai fatti, ci sia una gran voglia di uscirne e di lavorare. Penso che io, da giocatore, anche tutt'oggi nelle difficoltà, l'unica cosa che so fare è lavorare maggiormente. È quello che in questo momento il mister sta facendo, è far lavorare, e la società ha richiesto, far lavorare maggiormente, non per punizione, ma per poter recuperare il terreno perso magari da una partenza rallentata, da preparazione e quant'altro. Per recuperare un po' di terreno. Abbiamo annullato un giorno libero per poter lavorare di più. Andrea, ci togli una curiosità per quanto riguarda Memusciai, che ricordiamo dopo la convocazione in Albania ha lavorato a parte, quindi in isolamento, fino a quando? Sì. Fino a mercoledì, quando sosterrà un altro tampone. In caso di negatività potrà riaggregarsi col gruppo, potrà tornare ad allenarsi con i compagni e anche sarà a disposizione per la partita col Pordenone. Però non so se è possibile risolvere questa curiosità con il team manager Gesta, perché lui, al pari del portiere della Spal Berisha, anche lui nazionale albanese, per l'esposizione
al virus, perché il compagno di nazionale Husay è stato trovato positivo, si è scelto di non farlo giocare, però abbiamo visto che club di Serie A, ad esempio, mi riferisco all'Inter con Perisic, alla Juventus con Bentancur, ci sono stati casi di positività nella Croazia, il focolaio Covid nell'Uruguay, però poi questi giocatori sono stati impiegati. Ecco, come mai si è scelto da parte del Pescara, così come anche la SPAL, di non utilizzare Memushai al rientro dall'Albania, benché avesse il tampone negativo? Ah, io credo che in realtà ci sia un protocollo ben preciso, quindi questo... C'è chi lo rispetta e chi esatto, no. Esatto, questa è la verità. I fatti dicono che il protocollo che è stato seguito dal Pescara ed è stato seguito anche dalla SPAL, gli altri prenderanno le proprie responsabilità. A questo proposito ci tengo a fare i miei complimenti e comunque a sottolineare il grande lavoro del nostro staff sanitario, perché adesso, con tutti gli scongiuri del caso, ma se a tutt'oggi non abbiamo ancora registrato casi, nonostante tutto, è soprattutto merito loro. Vorrei tornare da Guerino Testa, perché questo è il secondo anno consecutivo dove sicuramente i tifosi della Pescara non stanno godendo dei risultati della squadra. La considero sempre un tifoso, perché è stato spesso sugli spalti anche quando potevano entrare i 1000 sostenitori. Guerino Testa, ecco, prima abbiamo sentito Nicola Binda che aveva puntato un po' l'indice sull'allenatore. Lei punta l'indice più sulla squadra, non so, sull'allenatore o sulla società? Società per quanto riguarda le scelte di mercato, ovviamente. Ripeto, Enrico, quando le cose non vanno, le colpe non è giusto addossarle nei confronti di un'unica parte, quindi non possiamo dire che è colpa dei giocatori e non del mister o viceversa o della società. Sappiamo perfettamente qual è stata il prologo della stagione scorsa, sappiamo perfettamente che si è iniziata un anno diverso rispetto agli altri, però questa non è una scusa, perché anche gli altri hanno queste difficoltà. Certo, il Pescara ha iniziato un po' in ritardo, la squadra è stata assemblata cercando di fare il meglio, però penso che qualche pedina ecco, chi l'ha delusa di più tra i calciatori finora? Questo si può dire, sì. Sì, sì, certo, probabilmente da Galano mi aspettavo qualcosa in più, perché io lo reputo un grandissimo calciatore, specialmente per la Serie B. È stata una bellissima, non dico sorpresa, ma conferma per quanto riguarda Maestro. E poi le punte non le possiamo, gli altri centravanti di ruolo non li possiamo in qualche maniera giudicare, perché chi si è fatto male subito come Seter, altri non hanno fatto nemmeno in tempo ad entrare in campo e sono già dovuti ricorrere alle cure mediche, quindi è un siamo spuntati, come si suol dire, in attesa di che la società intervenga, perché ecco, abbiamo qualche problema probabilmente, è ovvio sulla che la linea. Società. Sì, adesso riascoltiamo Testa. Sì, si è tornato il collegamento. Mi dicono di no. Sì, sì, almeno un paio di innesti, uno dietro e uno avanti, lì bisogna apportarli. La lasciamo chiedendole adesso una domanda da 1000 milioni. Senza attaccanti, chi farebbe giocare Testa sabato contro il Pordenone? Io non sono per Klinko a centravanti, io farei giocare tutta la vita Galano. Sentiamo gli amici in piattaforma velocemente, Di Francesco, De Leonardi, Klinko. Iniziamo da Paolo Sinibaldi. Guarda, a me l'idea di Galano che giochi in una posizione così da falso 9 non dispiacerebbe. Potrebbe essere un esperimento. Galano è un giocatore che intanto va rilanciato dal punto di vista anche fisico, perché credo che abbia superato o stia superando qualche problemino fisico, ma poi anche mentale, perché questo è un giocatore molto forte, ma che evidentemente va
tenuto sempre a pieno regime anche dal punto di vista mentale. A me non dispiacerebbe questa ipotesi, anche perché Massimo Oddo ne ha due o tre di soluzioni e questa a me piace. Riccardo? Io, per quello che ho sentito, volevo anche dire che comunque Asensio e Setter sono un ruolo, nel senso che fanno lo stesso ruolo, quindi ci manca un giocatore e non due, ci manca quel giocatore in quel ruolo. Per quanto riguarda l'attacco, credo. Come? Credo che si era capito questo, cioè l'attaccante, il centravanti. Sì, però è uno, perché continuiamo sempre a dire mancano gli attaccanti, manca, alla fine gioca uno dei due, non è che giocano tutti e due. E l'altro attaccante è Galano, quindi in mancanza della punta centrale, giochi con Galano e gli metti vicino sicuramente o Capone o Maestro, e metti, a mio avviso, in queste situazioni, quando una squadra è in difficoltà, se giocasse col 4-4-2 che copre più zona del campo e sta un po' più tranquilla, secondo me non facciamo dei danni. Francesco? Ma mi verrebbe da dire Capone, per essere polemica, perché fino adesso il ragazzo ha dimostrato tanta buona volontà quando entra in campo, anche se sono 10 minuti, 15 minuti, ci mette tanto impegno, tanta vivacità, è frizzante, è uno degli acquisti sbagliati, degli ingaggi che pesano sul bilancio. E quindi tu, ritorno al discorso di prima, hai 7-8 giocatori, attenzione a quello che sto per dire, non mi si venga a dire, cioè, ma se invece di 35 giocatori ne avevamo 25, adesso non avevamo neanche per fare la formazione, perché tu non potevi prevedere all'inizio della stagione, 3 mesi fa o 2 mesi fa, che ci potessero essere questi infortuni. Io prendo 25, 26, 27 giocatori tutti abili e arruolati, non giocatori che negli ultimi anni non hanno giocato, che non hanno voglia, senza fare nomi e tutto il resto. Per la partita di, questo andava detto e va ridetto e lo dirò altre mille volte, anche perché ce lo sta dicendo il campo e l'andamento del campionato, al di là dell'impegno. E per l'organico che hai con i giocatori a disposizione, praticamente solo Galano può giocare in quel ruolo. Se poi Oddo preferisce Di Grazia o qualche altro, vuol dire che avrà visto in allenamento che qualche altro giocatore è più adatto. Sentiamo Totò De Leonardi, se poi salutiamo Guerino Testa. Totò? Ma per come è messo adesso il Pescara, credo che l'unico che possa dare qualcosa in più sarebbe Di Grazia, nel senso, perché per la velocità, per la capacità di saltare l'uomo, ma non a fare il centravanti fisso, ovviamente. E questo è un ruolo che non può fare nemmeno Galano, voglio dire, magari rischia di tenerli davanti a girare con la palla per tutto davanti all'area. L'unica, una delle soluzioni può essere Di Grazia, un giocatore di veloce che sa saltare l'uomo, che potrebbe comunque, un accorgimento tattico particolare, magari una difesa molto attenta, potrebbe cercare gli spazi lui soprattutto, ma che tu possa attaccare con Galano e altre mezze punte. Tra l'altro è un esperimento già fatto, quando è venuto a mancare Cetere non c'era senso e non è andato bene, voglio dire, perché non c'era l'attaccante, non è che te lo inventi come piace a te. Dire. Io credo che questa possa essere l'unica soluzione, quella meno dolorosa, diciamo. Allora, chiudiamo salutando Guerino Testa. Il mese di dicembre, speriamo tutti che sia migliore calcisticamente, ma proprio in generale, con questa zona rossa che potrebbe cambiare colore. Ce lo auguriamo tutti, Testa. Ma l'auspicio è quello di aspettare la riunione di venerdì del Comitato Tecnico Scientifico Sanitario, il gruppo di lavoro diciamo che studia l'andamento delle curve di contagio, e che questa scelta della regione possa darci i frutti sperati. L'obiettivo è quello, una volta scaduta questa ordinanza, si possa riaprire, ovviamente con i dovuti accorgimenti, perché dicembre senza aperture da un punto di vista commerciale per l'Abruzzo, e parlo dell'Abruzzo che è la regione ovviamente che conosco meglio, sarebbe una iattura da non pensare minimamente, ben sapendo ovviamente che qualsiasi ripresa delle attività non può prescindere da tanti condizionamenti, e poi sta anche alla responsabilità di ognuno di noi metterla in atto minuto dopo minuto. Calcisticamente invece?
Calcisticamente spero che, si dice spesso che poi la partita successiva è sempre la partita della vita, però noi abbiamo questa partita col Pordenone, ovviamente dove non ci possiamo permettere di fare un minimo passo falso, perché parliamoci chiaramente, una sconfitta sabato farebbe piombare una depressione molto grande all'interno della società e della squadra. E poi abbiamo la partita delle partite la domenica della settimana successiva ad Ascoli, quindi questa duplice sessione per noi o è un rilancio oppure scriverà sicuramente una pagina diversa di quella attuale. Guerriero Testa, noi la ringraziamo, un saluto, non so se vuol salutare Andrea Gessa, vabbè, vi vedrete sicuramente. Come no, buonasera. Un caro saluto ad Andrea e di continuare a fare perché questo mestiere, perché così come la stessa serietà e abnegazione che ha dimostrato da calciatore la sta dimostrando da team manager, non lo dico per frasi fatte ma sicuramente farà carriera, speriamo sempre nel Pescara anche in Serie A. Grazie tante, bellissime parole, grazie. Grazie a Guerino. Ciao, Testa. Un saluto a tutti. Grazie. Buon lavoro, grazie. Grazie, andiamo in regia per la pubblicità e poi torneremo in studio, tra poco. Il super bonus 110% non è per tutti, non è per sempre. Il super bonus è difficile da ottenere. Lo trasforma in realtà Aragon Invest. Energy Service Company certificata a Pescara, in via Cetteo Ciglio 56. Continua ad abitare i tuoi sogni, ma a costo zero. Info aragoninvest.eu. Ritorna allo svuotatutto Notti d'Oro, con sconti fino all'80%. Materassi memory da 145 euro, materassi a molle indipendenti sfoderabile da 195 euro, Tempur Simmons Dors Alfalomo, letti imbottiti matrimoniali in ecopelle 490 euro. Vieni a trovarci, quantitativi limitati. Notti d'Oro, Corso Umberto 271 Montesilvano, telefono 085 44 58 973. Notti d'Oro conviene. DZ Insurance Sport. Oltre 25 anni di esperienza nelle coperture assicurative nel mondo dello sport. Prodotti altamente mirati per atleti professionisti. Un team specializzato per ogni disciplina sportiva o di qualsiasi altro settore a livello internazionale. Questa è la DZ Insurance Sport. Zampa corta assicura lo sport. Dal 1970 Time Rivestimenti è un'azienda sempre all'avanguardia nel settore delle ristrutturazioni generali, interni ed esterni in tutta Italia. Realizziamo per privati ed aziende lavori di rifinitura di ogni genere, ristrutturazioni chiavi in mano, attività commerciali, impianti sportivi, impianti idrici ed elettrici, arredamento su misura, controsoffitti e cartongesso, isolamenti termici ed acustici, strutture esterne, pergotende e tetti in legno, arredo urbano in genere. Su tutti i social trovi sempre online le nostre novità. Contattaci su timerivestimenti.it. Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emilio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021.
Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi Lancia, Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio. Rientriamo in studio per l'ultima parte di Replay. Allora, Andrea Costantini, intanto ci sono novità da altre sedi? Sì, ci sono novità e bisogna dire che la partita di ieri tra Ascoli ed Entella ha mietuto vittime, perché Bruno Tedino non è più l'allenatore della Virtus Entella. Per Tedino due esoneri in questo 2020, era stato già silurato all'inizio di questo anno dal Teramo, al suo posto era subentrato Cetteo Di Mascio, poi l'avvento di Tedino sulla panchina della Virtus Entella e all'indomani di questo pareggio ad Ascoli, con l'Ascoli ridotto in inferiorità numerica, è arrivato l'esonero, c'è appunto l'ufficialità sul sito dell'Entella, ma dovrebbe arrivare nelle prossime ore anche l'ufficialità dell'esonero di Valerio Bertotto, tecnico dell'Ascoli. Ci sono delle problematiche nella ricerca del sostituto. Stamani Dionigi, che lo scorso anno ha portato l'Ascoli alla salvezza, ha rifiutato di tornare su questa panchina. Bertotto peraltro ha diretto stamani l'allenamento della squadra marchigiana, ma nelle prossime ore si dovrebbe andare verso l'esonero anche di Bertotto. A te. Grazie. Ecco, prima dicevo con Antonio De Leonardis che non volevamo aprire il discorso su queste voci societarie. Ne approfitto soltanto però per chiedere ad Andrea Gessa se in questo periodo, tra le tante attenuanti, non credo, ci sia anche quello, anche quella di essere condizionati da questo, da questo tourbillon di voci sulla nuova proprietà, sul fatto che Sebastiani possa lasciare. No, assolutamente Enrico, guarda, te lo voglio dire con forza, perché credo che la cosa riguardi il presidente Sebastiani e la cosa sia stata gestita con grande delicatezza. Noi non ci ha toccato minimamente, anzi, per quello che ci riguarda chiaramente speriamo che ciò non avvenga, perché tutti noi siamo legati al presidente, però noi continuiamo a vedere degli investimenti sia sul centro sportivo che per quanto riguarda il protocollo, eccetera. Quindi da questo punto di vista la società non sta facendo mancare nulla e questo non sta assolutamente condizionando il vostro lavoro. Questo per scongiurare il campo da equivoci, perché molti potrebbero pensare, ecco, i giocatori sono distratti voci, vista anche la serietà professionale sotto questo, questo aspetto. Assolutamente. Vorrei chiedere invece agli amici in piattaforma, allora questa è un'altra settimana simile a quella con il Cittadella, Totò, oppure c'è qualche insidia in più? Totò. Ma c'è qualche insidia in più, a parte il fatto che appunto con Cittadella tornava a CTR, quale io non avevo dubbi sulle sue qualità, come ben sapete, è stato lui il risolutore. Adesso invece arrivi con qualche insidia in più, perché non sai che squadra tu possa schierare, perché è ovvio che ti devi inventare l'attacco, ti devi inventare la difesa, devi, non so, rimotivare Scognamiglio, che sicuramente ha fatto un erroraccio contro nell'ultima partita, devi capire come sta Balzano, perché è uscito con la lingua di fuori dalla partita dopo aver dato tantissimo. Insomma, sono tantissime incognite contro un avversario che tra l'altro che è morbido. Quindi io ho delle perplessità, mi auguro appunto che la squadra possa reagire, possa trovare proprio questo spirito potrebbe non bastare, però quantomeno di essere in partita per tutti i 90 minuti, come del resto aveva fatto già a Ferrara con tutti i problemi che ha avuto, insomma. Quindi sotto questo aspetto, almeno da parte le incertezze di alcuni giocatori insospettabili, perché se sbaglia il più esperto di tutti, evidentemente nessuno se l'aspettava. Quindi mi auguro comunque che la squadra sappia reagire, prendere coscienza delle difficoltà che ha in questo momento, maggior coscienza.
Ecco, la stessa riflessione vorrei farla anche con gli altri amici, perché con il Cittadella Oddo ha dato fiducia agli uomini schierati a Lecce, quindi molta fiducia soprattutto sui giovani. Secondo voi tornerà con questo atteggiamento oppure modificherà qualcosa? Ecco, lo chiedo a Paolo Sinibaldi, che vedo inquadrato adesso a fianco a Totò. Paolo. Ah, guarda, io prima sentivo anche Binda che parlava di questo atteggiamento tattico, volubile di Massimo Oddo. Chiaramente non possiamo essere d'accordo su questo, perché Oddo è molto condizionato dagli infortuni, e quindi io credo che anche in questo caso... Cioè, è giusto andare avanti con questo scenario tattico che è consolidato da 2 settimane? Cioè, dalla vittoria con Cittadella e a Ferrara? Guarda, io credo che purtroppo la formazione verrà fatta dall'infermeria innanzitutto, dopodiché Oddo cercherà di fare il meglio possibile. Io se devo dire quello che vedo, pur avendo, diciamo, grande stima di Oddo, credo che anche lui un po' debba ritrovare un po' di serenità per certi versi, perché anche quello poi viene trasmesso ai giocatori. Non voglio dire che adesso la colpa è di Massimo Oddo, perché abbiamo già detto prima che le motivazioni sono tante, anche le attenuanti sono tante, ma siccome siamo qui anche per non cercare scusanti, come diceva Andrea Gessa, io penso che ci sia un po' tutto, un po' di equilibrio forse anche in questo senso. Non guasterebbe, se non altro perché questo poi è quello che viene trasmesso alla squadra, non solo del Pescara, tutti gli allenatori trasmettono alla squadra quello che hanno detto. Ecco, una provocazione per voi della piattaforma, poi lo chiederò anche a Andrea, ma dalla partita di Ferrara veramente pensavate che il Pescara riuscisse ad ottenere di più? La Spal è tra le squadre più forti del campionato, il Pescara in questa situazione poteva veramente fare di più? Clinco, Di Francesco e altri. Clinco. No. Guarda, devo dire la verità, no. Io non sono mai uno che fa, una alla volta, che fa buoni pronostici, però alla domanda di Andrea che è in studio, quando finisce la partita, io ho detto perdiamo 2-0. Questo purtroppo per quello che è stata la partita con la Spal. Però devo dirti questo, per me l'importante è recuperare i giocatori di valore che abbiamo. Cioè, noi abbiamo giocatori quali Galano e Valdifiori che vanno assolutamente recuperati, perché io non credo che siano i giovani che ci portano fuori da questa situazione. Ma quando dici recuperati, che intendi? Devono giocare? Assolutamente sì. Quindi cambieresti nuovamente la squadra? Ma no, con la bacchetta magica, Totò, perché con la... non sono infortunato. Ma guarda quello che fai, guarda quello che vedi, di quello che vedi, non quello che pensi, che sogni. Pure io sogno che Valdifiori torni ad essere il giocatore che ha fatto benissimo a Napoli, a Empoli, dovunque. Però in questo momento è un giocatore che non è affidabile, così come non è affidabile. Ma chiedo possibile mai? No, possiamo sperare. No, però ma possibile che mai forza, no, che un giocatore della sua portata, ormai è fermo da 3 settimane quasi, non riesca in 3 settimane a riprendere una forma accettabile? No, e allora è un problema serio. È certo che no, sei, Riccardo, scusami, però un in po' campo tutti, l'ultima volta, chiedo scusa a Totò, cioè, Riccardo, però parlare, un po' tutti dopo la partita con il Cittadella avevamo sostenuto che era stato trovato il modulo più adatto con gli elementi più adatti a questo sistema, e quindi bisogna dare continuità. Adesso non credo che la sconfitta di Ferrara possa farci riniziare il discorso da capo, con tutto il rispetto. No, veramente non è, scusami Enrico, veramente è Fiori, Galano, Memusciai, che sono elementi da recuperare, ci mancherebbe. Sì, ma è Cittadella che è stata una partita diversa dalle altre 7, purtroppo per noi. Non è Cittadella l'esempio da prendere. L'esempio come è che no, su 8 partite le abbiamo fatte 7 male e una di strettamente bene. Quindi purtroppo abbiamo fatto con la Spal un passo indietro. Non abbiamo dato continuità. Quindi la domanda, se mi ricordo bene, è... Ma passi indietro però secondo il tuo punto di vista, Riccardo, perché per molti la prestazione di Ferrara non è stata così negativa, Posso dire la mia?
Zitto. Posso? Abbiamo visto delle partite diverse, io non credo che abbiamo fatto buona partita a Ferrara. Ma non la maggior parte delle valutazioni fatto, invece sono positive. Abbiamo fatto una partita inferiore a quella di Lecce, allora, se dobbiamo dire anche questa. Abbiamo giocato meglio il secondo tempo di Lecce che non la partita con la Spal. Io ti ho detto, l'impressione che ho avuto vedendo la partita è che noi non abbiamo mordente, siamo una squadra che ci manca, secondo me, qualcosa di... Questo è un altro tipo di discorso, però sullo stare in campo in maniera ordinata credo che siamo tutti d'accordo. Totò, velocemente, poi sì, velocemente, posso perché stiamo per effettuare un altro commento. Velocemente, scusami Ricca, ma la domanda di Enrico era diversa e diamo la risposta che vuole Enrico. Cioè, dice, secondo te l'atteggiamento sarà lo stesso? Io credo di sì, che l'assetto tattico debba essere per forza quello, perché non ha alternative. Non è che ti puoi stare a sognare che adesso cambi il centrocampo. L'atteggiamento deve essere quello, c'è una squadra che cerca di non rischiare e di ripartire in velocità, che è l'unico modo che ha, secondo me, in questo momento. Quindi io credo, voglio dire, non è che sono lo scienziato. Allora, adesso devo interrompervi, perché abbiamo il piacere di avere in linea un personaggio conosciuto a livello nazionale, conosciuto anche qui in Abruzzo. Si tratta del direttore generale dello Spezia Calcio, Mauro Meluso. Lo avevamo in collegamento fino a qualche istante fa, adesso non c'è più. C'è Meluso? È caduta la linea, allora puoi continuare. Totò, questa sera non siamo molto fortunati con i collegamenti, però rispetto a... Io ho dato la mia idea alla tua domanda. Perfetto. Alla tua domanda, ovviamente, tutto là. Francesco, e anch'io ho risposto alla domanda dicendo che recupererai Valdifiori. L'ho risposto. No, non hai risposto. Vabbè, Francesco. Hai detto quella che speri. Francesco. Beh, indubbiamente che succede? Francesco, c'è? Hai tolto il microfono. Francesco, vabbè, recupera il microfono. Maurizio, che succede? Dammi qualche indicazione, perché altrimenti sta saltando la piattaforma. Francesco, c'è? Mi sentite? Sì, dove eri andato, Francesco? Eccoci. Meno male. Veloce. Dicevo, recuperare un giocatore come Valdifiori... E così come puoi recuperare... La mia domanda, non era relativa a Valdifiori, era relativa al fatto se bisognava ricominciare da capo... Ci arrivavo, mi ero preso 10 secondi per dire che adesso che rientrano questi giocatori, non è che hanno la bacchetta magica, stiamo parlando di tutti i giocatori che vengono da un periodo di inattività, preparazione quindi quando rientrano non possono essere al meglio della condizione, e questo è un altro dei gravi problemi, che poi bisogna dare continuità a quello che ha fatto come assetto tattico nelle ultime settimane. Su questo sono d'accordo anch'io, ci mancherebbe altro, perché non è tutto da buttare quello che abbiamo visto a Ferrara, però è anche vero che l'unica vera partita giocata bene per intero o quasi è con il Cittadella, dove però poi la storia porta a rivisitare gli eventi. È vero che con i se e con i ma non si va lontano, però è anche vero che 3-0, 3-1, il rigore, se quelli segnano il rigore, io non lo so che succedeva, ma non è quello il problema, perché ringraziando Dio non l'ha segnato, viva quello che ha sbagliato, il Pescara ha vinto una partita, ma tutte le altre, però se ci vogliamo attaccare ai miglioramenti palesati a Lecce, con il Cittadella e con la Spal, va bene, ma sono pochi i punti che portano all'ottimismo alla luce di tutto questo marasma, perché quello è infortunato, quell'altro rientra, quell'altro si fa male subito. Francesco, detto bene Totò prima, Asensio 20 però, minuti ha giocato e si è fatto male, un ci tiene una partita e mezza. Chiariamo per parlare un della pensiero, non bisogna attaccarci a nulla, è stato detto già in apertura, perché se vogliamo attaccarci a qualcosa iniziamo a parlare dei calci di rigore che non sono stati assegnati al Pescara, e mi insegni che le partite si vincono anche grazie ai calci di rigore, e il Pescara sia in casa sia a Ferrara i rigori non li ha visti nemmeno col binocolo. Quindi, non ho toccato, scusa Enrico, no, voglio dire che non ci attacchiamo e non vogliamo vederle in maniera positiva, vogliamo vederle in maniera realistica,
con un senso però costruttivo legato al fatto, esatto, che ci sono stati dei progressi, esatto, nelle altre partite, e forse non si poteva pretendere di più dalla partita di Ferrara. Vorrei sentire, infatti, Paolo, se... Scusami, sì, scusami, velocemente. No, scusami tu se ti metto fretta, perché siamo già a 9 minuti dalla fine, abbiamo un collegamento che sta saltando e mi dispiacerebbe con Mauro Meluso, ma ci sono delle difficoltà. Paolo, poi torno a te, Francesco. Paolo. Sì, no, Enrico, io ho visto... cambiare ancora, parlo sempre di assetto, conviene o no? Sull'assetto assolutamente, assolutamente sì, ma io convengo anche su quello che stavi dicendo tu poco fa, cioè che effettivamente ci sono stati dei miglioramenti dal punto di vista della sostanza della squadra per certi versi. Però che ancora non bastano, come... certo, però è un punto di partenza. È un punto di partenza, naturalmente le attenuanti, le scusanti non sono quelle che interessano i tifosi, esatto, no? Lo stavi dicendo anche tu prima, e chiaramente resta una situazione molto molto difficile che lascia la percezione amara che al di là dei miglioramenti che sicuramente ci sono stati e non si poteva sperare di fare molto di più contro una squadra molto attrezzata come la SPAL, l'atteggiamento lascia quella sorta di impotenza che poi fa dimenticare anche se fai qualche passettino in avanti dal punto di vista della tattica. D'accordo, allora vorrei tornare a Andrea Gessa. Sì, dimmi Riccardo. Velocemente, quando la squadra gioca con Asensio ha un assetto, se gioca con Setan è un altro, perché sono due giocatori con caratteristiche completamente diverse, quindi in che modo, cosa vuol dire dare continuità ad un assetto? Con Setter giochiamo più sulle ripartenze perché lui è grosso, veloce e ha un gioco. Con Asensio dobbiamo giocare in maniera diversa perché è più un giocatore d'area. Quindi anche qua dare continuità, che cosa vuol dire? Per quello che io ho detto è importante recuperare i giocatori, ma lasciando stare l'attacco che non ce l'abbiamo, anche a centrocampo, per dare una stabilità diversa alla squadra, quella stabilità che io non ho visto. Allora, sulla tua disquisizione tattica lascio rispondere Andrea Gess, la differenza tra Asensio e Setter. Ti trovi d'accordo con Riccardo oppure c'è da correggere qualcosa? Mi trovo d'accordo completamente, però mi viene da sorridere, permettetemi, perché prima abbiamo detto ma non conviene cambiare così tante volte, non conviene trovare una formazione tipo e continuare su quella. Ora, per gioco, Enrico ha fatto una domanda semplice e abbiamo notato che ognuno ha una problematica, no? E Klinko comunque ha detto una cosa giusta, nel senso che quando hai una caratteristica per un giocatore, una caratteristica si addice un determinato sistema di gioco. E quindi a volte quando ti trovi costretto per infortunio, per non condizione, per X motivo a dover fare a meno di un giocatore, per forza di cose devi cambiare modulo di gioco. È questo, a volte non si vogliono trovare delle scusanti, ma a volte ti sbatti contro delle problematiche che sono grandi e che nonostante tu non voglia devi per forza cambiare. Allora chiedo alla regia se è pronto il collegamento con La Spezia, dove dovrebbe esserci il direttore generale della società Ligure, Mauro Meluso. Finalmente siamo riusciti, anzi grazie a lui che si è sacrificato a spostarsi da una parte all'altra. Buonasera direttore! Però è solo un'illusione forse, eccolo qui! Buonasera direttore, in compagnia del cane, però non abbiamo l'audio. Lo so, La Spezia è lontana, quindi si sta impegnando tantissimo come la sua squadra che sta facendo grandi cose nel campionato di Serie A. Vediamo se c'è l'audio. Allora, la regia mi informi su cosa devo fare per questo collegamento, anche perché siamo alle battute finali, non vorremmo far perdere tempo né al direttore né perderlo noi. Anzi, non è mai tempo perso quando gli amici. Eccolo qui, forse vedo sempre Totò, Francesco non è in pista, vediamo, Andrea mio. Come ti posso aiutare, Enrico? No, pensiamo alla squadra. Allora, è una settimana diversa da quella col Cittadella?
Beh, sicuramente l'umore è differente. Questo comunque, come ho detto prima, il fatto di voler dare una scossa e il direttore dicendo una sveglia a tutti quanti vuole dire che dobbiamo renderci conto del momento. Questo deve portare più concentrazione, più voglia di fare risultato, più essere più attaccati al risultato e continuare su quelle magari basi che in queste ultime tre partite abbiamo trovato. Ecco, Andrea, il fatto che si rilasciano dichiarazioni, se vogliamo, anche pesanti, come quella di Repetto, come quella del presidente, che significato ha? Cioè, molta trasparenza, non bisogna nasconderci dietro alibi o dietro attenuanti, ma fare quadrato soprattutto, pur mettendo in risalto quali sono le problematiche e le negatività. Ma io penso che al di là se ne esce anche così. Al di là di tutto, il dialogo, che poi comunque c'è sempre, porta sempre a dei risultati. Io credo che sentire la voce del presidente o quella del direttore fa sempre bene, quindi al di là di tutto, che siano frasi positive per incoraggiare sempre o comunque o negative come in questo caso, hanno un senso. Perché sai bene, Andrea, che poi in questi casi si comincia a parlare di ultima spiaggia per l'allenatore. Credo che invece il tecnico non sia stato lasciato solo, sia con il Cittadella sia dopo questa partita di Ferrara. No, questo è sempre stato dimostrato dai fatti e anche dalle parole, quindi io credo che l'ultima cosa che dobbiamo pensare è quello, ma anche perché noi, come addetti ai lavori, siamo pagati e facciamo questo lavoro al di là del fatto che ci sia uno o che ci sia l'altro. È chiaro che in questo momento c'è Massimo e per noi è il migliore in assoluto, quindi non sono frasi fatte, ma noi lavoriamo per il bene del Pescara. Allora, faremo un ultimo tentativo ovviamente con Mauro Meluso. Intanto chiedo agli altri, non so se l'aveva chiesto anche a Francesco, se era una settimana un po' simile a quella con il Cittadella oppure la vedi più complicata? Beh, verrebbe da dire che è più complicata per gli ultimi infortuni, perché ti mancano i due, non hai un attaccante, quindi si dovrà inventare qualcosa l'allenatore, e giocando con il finto centravanti, diciamo così, Galano, Di Grazia, chiunque esso sia, magari Oddo sarà costretto a rivedere anche l'assetto tattico, a trovare nuove soluzioni. Sotto questo aspetto è molto molto più difficile. È d'accordo anche Riccardo? Sì, assolutamente sì, la situazione è questa, quindi a questo punto, come ho detto prima, voglio ripetermi, dobbiamo fare quadrato tutti insieme intendo dire tutti, e in questo periodo di difficoltà recuperare quello che possiamo recuperare, in attesa di vedere una forma diversa della squadra. Io ripeto, spero di recuperare a livello fisico, psicologico e tattico di quei giocatori che non sono infortunati ma che per il momento non stanno dando quello che dovrebbero dare. Allora, facciamo l'ultimo tentativo veramente in regia per sapere se Mauro Meluso c'è, altrimenti dobbiamo chiudere la puntata perché siamo già in ritardo. Maurizio, che mi dici? C'è il direttore? Ci proviamo ancora? Vedo che si sta impegnando tantissimo. Vediamo, c'è Mauro Meluso? Me lo fate vedere? Eccolo qui, io lo vedo. Lui ci segue? Direttore, ci sente? Non riesce a sentirci, però non possiamo continuare a fare ulteriori prove, d'altronde anche questa è la diretta. Andrea, possiamo chiudere con qualche altra segnalazione? Allora, c'è stato l'esonero del tecnico dell'Entella. Sì, abbiamo detto in precedenza, c'è l'ufficialità dell'esonero di Bruno Tedino, che non è più l'allenatore della Virtus Entella, e a ore insomma si aspetta il medesimo provvedimento da parte dell'Ascoli Calcio per Valerio Bertotto. Dopotutto, ieri il patron del Picchio, Pulcinelli, era stato anche piuttosto chiaro, valutando come molto probabile l'esonero di Bertotto, ma si attendono anche novità sul fronte del nuovo allenatore. È lì che si è incagliata al momento la procedura di esonero di Bertotto.
Mi spiace per Mauro Meluso che non riesce ad entrare nella nostra piattaforma, abbiamo effettuato tanti collegamenti, con lui non siamo stati fortunati. Vorrei ringraziare ancora Andrea Gessa per essere intervenuto nel nostro studio. Cosa si augura il team manager, che ne ha vissute tante, ha navigato anche in onde più alte, però bisogna sempre, non dico crederci, ma restare obiettivi nel valutare il momento. Assolutamente, io mi aspetto e mi auguro di uscirne, perché comunque sia lo meritiamo al di là di tutto come gruppo, come gruppo di lavoro, come società, e credo che, come ho detto prima, il lavoro poi paghi. Ora dobbiamo solo un po' curare le ferite e poi ripartire. Credo che da sabato inizia un nuovo cammino che porta a giocarcela con squadre più alla nostra portata, secondo me, in questo momento o comunque da qui a Natale potremmo poi tirare delle conclusioni. Ora credo che sia ancora troppo presto. Andrea Gessa, grazie per essere stato con noi, grazie a Andrea Costantini, a Maurizio Dagui in regia, a tutti gli amici in studio, a Francesco Di Francesco, Totò De Leonardis, Riccardo Clinco, Paolo Sinibaldi, abbiamo avuto Nicola Binda, Guerino Testa, peccato per il collegamento con Mauro Meluso, non so se ci ascolta, ma non credo, perché lo vediamo ancora inquadrato, però non riusciamo proprio a sentirlo. Saremo più fortunati forse la prossima volta. Come sempre grazie per averci scelto.